7 oli essenziali per rimuovere le verruche. Le verruche sono piccole alterazioni cutanee causate da un sottotipo del papilloma virus umano, HPV. Quest'ultimo prolifera facilmente nell'organismo stimolando, a poco, l'anomala crescita delle cellule fino a provocare la comparsa di alcune protuberanze rugose altamente contagiose. Queste manifestazioni possono essere sintomo di un sistema immunitario debilitato che non produce gli anticorpi necessari per contrastare il virus. Senza dubbio, non ci troviamo di fronte ad un grave problema di salute, infatti è indolore e può essere facilmente trattato grazie ad alcuni rimedi naturali. Come già saprete, le verruche possono presentarsi in diverse aree del corpo, dunque vi parleremo di 7 oli essenziali che vi aiuteranno a trattarle. Olio essenziale di origano. Questo olio essenziale è un potentissimo antivirale antibatterico in grado di proteggere la pelle dalle infezioni. La sua applicazione diretta favorisce e rimpicciolisce le verruche contrastando anche la presenza del virus che le rende contagiose. Applicate qualche goccia di olio essenziale d'origano direttamente sulle verruche e lasciate agire senza risciacquare. Ripetete l'applicazione 2 volte al giorno, tutti i giorni. Olio essenziale di menta. Potete sfruttare le proprietà antivirali dell'olio essenziale di menta per contrastare questo problema. I suoi principi attivi naturali, infatti, inibiscono la proliferazione dei virus prevenendo anche la formazione di nuove verruche in altre aree della pelle. Inumidite un batuffolo di cotone con olio di menta e adagiatelo sulla verruca. Fissatelo con una banda adesiva e lasciate che agisca tutta la notte. Ripetete il trattamento tutti i giorni fino a quando la verruca non sarà scomparsa del tutto. Noto per la sua azione antisettica e antibiotica, il Thea 3 Oil è uno dei rimedi naturali più impiegati per rimuovere le verruche. I suoi agenti, il terpinolene e l'alfa-terpinene, possiedono un'azione antivirale che contrasta con efficacia le infezioni causate dal HPV. Applicate qualche goccia di Thea 3 Oil direttamente sulle verruche e lasciate che si assorba senza risciacquare. Applicatelo 2 o 3 volte al giorno se volete ottenere ottimi risultati. Olio essenziale di eucalipto. Sebbene sia spesso utilizzato nel trattamento delle infezioni respiratorie, l'olio essenziale di eucalipto è anche un'ottima soluzione per combattere le verruche. La sua applicazione brucia le formazioni rugose della pelle e combatte i virus che diffondono l'infezione. Applicate un po' d'olio d'eucalipto direttamente sulla verruca e poi copritela con una benda adesiva. Lasciate agire per 2-3 ore, togliete la benda e applicatelo di nuovo. Olio essenziale di chiodi di garofano. I principi attivi antivirali contenuti nell'olio di chiodi di garofano, come il carvacrolo e l'eugenolo, combattono in maniera efficace il virus del papilloma umano e riducono la presenza delle verruche sulla pelle. La sua applicazione diretta su queste piccole protuberanze rugose ne riduce la grandezza esercitando, a sua volta, un effetto cicatrizzante. Applicate qualche goccia di olio essenziale di garofano direttamente sulle verruche e lasciate agire senza risciacquare. Ripetete l'applicazione 3 volte al giorno fino a totale scomparsa del problema. Olio essenziale di timo. L'olio essenziale che si ricava dal timo possiede proprietà antibiotiche e antivirali che facilitano il trattamento delle verruche anche quando hanno raggiunto una grandezza considerevole. Questo olio frena la crescita della verruca controllando l'azione del virus per evitare che si diffonda in altre zone della pelle. Inumidite un batuffolo di cotone con olio di timo e fissatelo sulla verruca con una benda adesiva. Lasciate agire per 2 ore, poi rimuovetelo e ripetete il trattamento. Olio essenziale di zenzero. Il gingerolo, il principale principio attivo dello zenzero, possiede proprietà antibiotiche e antinfiammatorie che facilitano l'eliminazione di queste antiestetiche alterazioni cutanee. Una volta applicato, aiuta a combattere i virus e rimuove l'eccesso di pelle che dà origine alle verruche.
Applicate un po' d'olio di zenzero sulle verruche e lasciate che si assorba per bene. Ripetete il trattamento 3 o 4 volte al giorno fino a totale scomparsa. Come potete vedere, le proprietà degli oli essenziali possono essere sfruttate per eliminare le verruche che compromettono la bellezza della vostra pelle. Utilizzate quello che vi piace di più e ricordate di essere costanti per ottenere buoni risultati.